A Neri è sfida salvezza tra Rimini e Gubbio. I biancorossi distano una sola lunghezza dagli Umbri, 32 i punti contro i 31 acquisiti dalla squadra di Martini. Assenze pesanti da una parte e dall'altra per i Rimini, Calambò, Danzo, Simoncelli e Volpe, per i Gubbio, Piccini, Pedrelli, Conti e Nuti per scelta tecnica. Galderisi si affida al consueto 4-2-3-1, Martini al fedelissimo 3-5-2. Dopo 1:20 sul cronometro, Palma da fuori area impegna così Marcheggiani, figlio d'arte, costretto alla deviazione in corner. Segue un quarto d'ora di studio quando al 16° l'indemoniato Casiraghi trova una prateria davanti a sé. Petti non regge il confronto, il numero 10 penetrato in area di rigore serve a De Silvestro un cioccolatino solo da scartare. L'esterno calcia incredibilmente al lato. Al 17° Cattaneo mette al centro un traversone ribattuto dalla retroguardia locale. Maini non si fa pregare, una volta recuperata la sfera calcia verso lo specchio della porta, pallone fuori dal bersaglio. In chiusura di tempo, Malacari tra i migliori dei suoi, si incune in area avversaria. Guglielmo tocca il numero 7 rossoblu che sembra lasciarsi andare. Il replay ci mostra lo scambio con Chinellato, con leggera trattenuta di Guglielmo proprio sul numero 7. La signora Maria Marotta di Sapri decide per il proseguimento dell'azione. Il numero 7 poi successivamente rimedierà anche una ammonizione per proteste. Cambi decisivi nella ripresa per il Rimini, soprattutto la regia si mostra all'ingresso di Bonaventura che al 55° si rende protagonista agganciato alla sfera, involandosi verso l'area dei rigori. Il suo tentativo viene neutralizzato da Tofanari che devia in corner. Applausi convinti del pubblico e l'abbraccio con il capitano Allotti, il quale al 61° pennella per l'amico compagno di squadra un assist al bacio. L'attaccante di testa colpisce il pallone perfettamente che però si stampa sul legno alla sinistra di Marcheggiani. Bonaventura sembra avere un conto aperto con la dea bendata. Al 77° si rivede Gubbio, il nuovo entrato Tavernelli appoggia la sfera per Casiraghi, quale scarica il pallone alla destra di Nava, bravo a distendersi e a bloccarlo, ma al 81° il Gubbio passa, De Silvestro resiste a una carica, serve in velocità Casiraghi, quale segue un tocco delizioso di tacco per l'inserimento perfetto di Malacari, che sigla così l'1-0 andando a festeggiare sotto la propria curva. 50 i supporters rossoblu giunti dall'Umbria a sostenere i propri beniamini. Il replay ci mostra il perfetto inserimento da parte del numero 7. La cartolina salvezza sembrerebbe essere volata via, ma il Rimini non ci sta e un giro di lancette dopo la squadra di Martini confeziona il pari. Scambio nello stretto tra Bonaventura e Cicarevic, Bonaventura con battuta finale dell'attaccante in fondo al sacco alla sinistra di Marcheggiani. 1-1 e seconda gioia di stagione per l'attaccante biancorosso. Contanto, possiamo finalmente dirlo, di liberazione finale. Al 91° brividi per il Gubbio creati da questa uscita avventata di Marcheggiani, ma la partita termina qui. Rimini e Gubbio si dividono l'intera posta in paio. Il migliore per il Rimini si chiama Alex Bonaventura, la voglia di spaccare il mondo, la maledizione del palo e il gol che permette al Rimini di respirare sono come una boccata d'ossigeno in un pomeriggio dove a splendere soprattutto lui. Mentre preoccupa e non poco la difesa che si apre come una cozza al 15° del primo tempo in occasione del gol ospite. Per il Gubbio da premiare la prova di Malacari per il gol, ma insieme a lui brilla la classe di Casiraghi e le sgaloppate di De Silvestro, davvero giocatori di tutt'altra categoria.